Il pensiero per te, o Signore. Hai bisogno anche del mio pensiero al primo destarsi del giorno. Il giorno si desta e si sveglia per te, ma io so che tu attendi il mio pensiero più intensamente e ansiosamente del destarsi del giorno, più trepidamente del sorgere della luna e del sole. E poi l'altro pensiero m'è concesso da te di aprirlo come pensiero e come cuore. Ma come siamo fatti? L'accompagnerò oggi verso occidente. Mi metto in viaggio con il sole, che è sempre meraviglioso, forte, vitale, gradito anche quando i suoi raggi creano brividi ardenti in tutto il corpo. Stamattina ho pregato molto e continuo a pregare pensando. Mi soffermo volentieri in quel punto dove in maniera arcana avviene la separazione fra tempo e eterno. Provo a pormi in quella cosiddetta dimensione o stato nella quale tu mi fisserai per tutta l'estensione del non tempo, fuori dal banale sensibile.